E durante il Tutto Food, la fiera dedicata al settore alimentare, si è parlato di contraffazione e inganni commerciali in una conferenza organizzata dal Consorzio Grana Padano. Ascoltiamo. Presidente del Consorzio Grana Padano, oggi è una giornata particolare, c'è da difendere un prodotto DOP. Beh, diciamo che sulla difesa dei prodotti DOP siamo sempre in prima linea. Oggi è un passo importante, è uno degli eventi certamente più significativi, dove noi cerchiamo di mettere in risalto il fatto che molto spesso al momento dell'acquisto, quando il consumatore assume la propria decisione nella fase degli acquisti, non è chiara la differenza fra i prodotti DOP e dei prodotti generici, anzi molto sempre questi prodotti si confondono negli scaffali l'uno vicino all'altro, vengono messi in competizione come se si trattasse di due marche diverse dello stesso prodotto, e in realtà non è così, perché le produzioni DOP hanno un disciplinare rigoroso nella produzione, una provenienza assolutamente certa e definita dal punto di vista geografico sia per la materia prima sia per le lavorazioni, una serie di controlli che i consorzi fanno sia sui propri associati sia al momento dell'immissione del prodotto in commercio, quindi tutta una serie di ATU estremamente importanti che non sempre il consumatore riesce a percepire. Quindi noi vorremmo, attraverso la presentazione di oggi, intraprendere con più incisività e con maggiori elementi di persuasione quella strada che peraltro da sempre il consorzio fa, essendo un ente di tutela a difesa del consumatore e del prodotto. Dottor Stefano Berni, direttore generale del consorzio Tutela Grana Padano, oggi è una giornata particolare, è così che bisogna difendere il proprio lavori? Ma guardi, se non si tirano fuori le energie, chiamiamole così, e un po' di coraggio, non si riesce a difendere e a tutelare il vero Made in Italy da tutte queste scimmiottature, come abbiamo sempre detto, legali, ma profondamente sleali, che ingannano il consumatore. E quindi bisogna con energia gridare queste cose e trovare le risposte che occorrono dalle istituzioni perché ci sia chiarezza a favore del consumatore, che oggi non c'è. Queste sono le cose sleali a cui si riferisce? Le cose sleali sono quelle di usare i nomi italiani, di non indicare in provenienza la provenienza in etichetta del prodotto, di utilizzare la bandiera italiana su prodotti esteri, soprattutto dei paesi dell'est, di utilizzare immagini che evochino in maniera chiara il prodotto italiano e di distribuirli mescolati assieme ai prodotti DOP italiani. Questo succede per il grana, per i semigrana, ma questo succede per mille altri prodotti, per gli oli, adesso un po' meno perché in etichetta sugli oli se non è italiano c'è scritto, succede per i prosciutti e succede per tanti altri prodotti. Il consumatore deve pretendere e ottenere chiarezza attraverso un'etichetta che racconti la storia di quel prodotto e poi consapevolmente sceglie in base al gusto, in base alla simpatia, in base al prezzo, ma lo sceglie liberamente solo se è consapevole, se conosce, perché la libertà è figlia della consapevolezza e non certo dell'oblio e della confusione, come invece oggi c'è. Oggi viene presentata una ricerca importante, ci dica di cosa si tratta? Si tratta di una ricerca commissionata dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano all'Università del Piemonte Orientale per capire il grado di consapevolezza dei consumatori circa le differenze tra il prodotto certificato DOP e i prodotti generici che si trovano diffusi sul mercato e per valutare le modalità attraverso le quali il prodotto certificato e i prodotti generici vengono venduti nella grande distribuzione organizzata. Il risultato della ricerca è che c'è una grossa percentuale di consumatori che non ha un grado di consapevolezza pieno delle differenze e che nella grande distribuzione organizzata la tendenza è quella di venderli in maniera mescolata piuttosto che affiancata, spesso con cartelli diciamo, che tendono a instaurare delle equivalenze. Il risultato è che c'è una grossa difficoltà da parte di una fetta consistente di consumatori a comprendere quali sono le differenze e fare delle scelte consapevoli di conseguenza. Quali sono i consumatori meno consapevoli, quelli che magari sono più a rischio truffa? Beh, naturalmente quelli che hanno un'età più avanzata piuttosto che quindi hanno un minor grado di conoscenza di queste dinamiche, che sono anche dinamiche più recenti, relativamente recenti, nonché quelli con minor tasso di alfabetizzazione, quindi quelli che hanno più difficoltà a relazionarsi con un sistema come quello della certificazione DOP dell'Unione Europea, che è un sistema complesso che va spiegato e deve essere conosciuto.